Ciao Crisis, bentornati o benvenuti sul canale. Finalmente oggi proviamo ciò che vi ho fatto vedere come piccolo spoiler sul mio TikTok. E quindi, se non l'avete visto, cosa aspettate? Andate a seguirmi su TikTok e mi trovate sempre come Madame Crazy. Vi lascio anche qui la schedina. Giù sotto nell'info box trovate tutti i link ai miei social. Sono sempre Madame Crazy, non vi potete sbagliare. Cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a provare tutte queste novità Sephora. E come chicca finale c'è una palette super viralissima che andremo a provare insieme, e quindi cominciamo subito. Tutti i prezzi ve li ho già detti sul TikTok che ho caricato, quindi andatelo a recuperare in modo tale che così saprete anche quanto ho pagato questi prodottini qua. Vi dico soltanto, come piccolo spoiler, io ho lasciato un rene a Sephora. Va bene, allora ho la base idratata con cremi, sieri, eccetera eccetera, ma nel video precedente, che non mi ricordo dove ho caricato, io youtuber professionista, magari ve lo lascio scritto qui in sovraimpressione, quindi se mi ascoltate guardate pure, perché sennò vi perdete le cose, avevo acquistato in un video precedente questo siero della Essence, che però io mi ci sto trovando molto bene ad utilizzare come primer, essendo estremamente colloso. Mi ci trovo bene ad utilizzarlo così, quindi non lo vado a usare come siero. Sarà questo il prodotto base per il fondotinta che andremo ad applicare successivamente. Voi sapete che io parto sempre prima dagli occhi e poi dalla base, ma oggi voglio fare il contrario, così vi lascio la palette per ultimo, ok? Come fondotinta da Sephora ho acquistato della sua linea il nuovo fondotinta uscito, per l'appunto, che è questo qui, il Best Skin Ever, del marchio, come dicevo prima, Sephora. Il pack è in vetro, il tappo in plastica, dall'apertura ha un PAO di 12 mesi e all'interno ci sono 25 ml di prodotto. Vi rimando sempre a Tickete Tocchete per sapere tutti i prezzi. Andiamolo a spacchettare. Ah, ho preso la colorazione 10N. Io sono andata in negozio che avevo una bella full face, quindi non so se ho beccato il colore giusto, lo scopriremo solo applicandolo. Va scegrato? Non mi sembra. La consistenza è abbastanza compatta, compatta ma fluida, strano. Ho lavato, strizzato molto bene una blender e andiamolo ad applicare così. Torna il fantastico specchietto dell'acqua e sapone e andiamolo ad applicare. Vediamo se ci ho preso con la colorazione. Non mi spingo nel perioculare perché ho acquistato anche un correttore della stessa linea del fondotinta e quindi voglio provarlo per vedere l'effetto. Ok, ho fatto 3 pump e me ne è avanzata giusto una lacrimuccia qui sulla mano. Ora andiamo ad applicare nel perioculare il correttore della stessa linea, che dovrebbe comunque avere un effetto luminoso, finish luminoso, glow, multi purpose, quindi molto porposo, e vabbè, insomma, queste sono le peculiarità. E questo qui l'ho preso nella colorazione 26 peach. La colorazione di questo fondotinta non mi sembra male, forse giusto, ma neanche mezzo tono, va, perché guardandomi nella videocamera sembra leggermente più chiaro, ma guardandomi dallo specchio mi sembra giusto, quindi chi ci avrà ragione non si sa. Intanto andiamo a provare il correttore. Non so quanto ce ne va, quindi intanto lo metto così, poi semmai riaggiungo. Ho lavato e strizzato una spugnettina piccolina, andiamo a stenderlo. Questo è con uno strato sottile di correttore, andiamo con un secondo strato per vedere se si stratifica e se eventualmente mi fa quell'effettaccio di creparsi, no? Ne vado a mettere un altro pochettino e lo utilizzo sulla palpebra anche come primer. Ok, non mi dispiace per niente, anzi, vi dirò, sottile, stratificabile leggermente, direi una media coprenza. Lo vado ad applicare anche nei punti strategici
per illuminare, anche se avrei utilizzato un altro prodotto, ma stiamo provando Sephora e proviamo Sephora. Che ne pensiamo? A fine video tutte le mie considerazioni prodotto per prodotto. Intanto adesso vado a mettere tutti gli altri prodotti che non c'entrano niente con questo video e ci rivediamo fra un secondo per Cipria e poi la fantastica palette occhi. Mi raccomando, rimanete là. Sono andata a finire la mia base viso, manca solo la cipria praticamente, e l'andiamo ad applicare adesso. Ho preso sempre del marchio Sephora nel colore universale questa cipria qui, che contiene 8 grammi di prodotto. L'andiamo ad aprire un attimo perché aveva chiaramente i sigilli di protezione e si presenta in questo modo qua. Universale, non ero molto felice di questa scelta. Vado a prendere un puff completamente nuovo, pulito, così perlomeno non lo contamino. Tolgo se ci sono delle linee, certo io mi stavo specchiando questo, buongiorno. E andiamo ad applicarla assieme, così vediamo come si comporta. Io la prelevo con il puff, così, la scarico un po' sulla mano e vado. Ho fatto il contour prima in crema e poi in polvere, quindi il contour è già fissato. Io, per chi non lo sa, ho la pelle secca, però comunque necessito un minimo di fissaggio. Ok, mi sento la pelle di porcellana. Da lontano e con lo specchio, sia da lontano che da vicino con lo specchio, mi piace. Nella telecamera no, perché? Non lo so, però ad esempio nella telecamera sembra che ho le occhiaie, dal vivo no. Com'è possibile questa cosa? Rimandiamo le considerazioni alla fine, va? Ho già provato questo prodotto una volta, l'ho provato per rivitalizzare il make-up che avevo fatto lo stesso giorno che l'ho comprato, la sera quando sono tornata a casa dopo aver tenuto il make-up tutto quanto il giorno, la sera sono dovuta uscire, non mi sono struccata e poi ritruccata, chiaramente ho applicato questo, visto che dice che rivitalizza il make-up, che dura 16 ore, spray fissante, demacchiage, ok, vabbè. Cos'è che promette? 16 ore, transfer proof, rimane umido, boh, vabbè, dice un sacco di cose. Andiamola a provare, sempre marchio Sephora. Lo spruzzo non è dei miei preferiti, sinceramente, però andiamo a vedere se mi toglie un po' quel cakey. Questo prodotto lo sto amando, non mi piace tantissimo lo spruzzo, ma guardate la base, cioè ho la pelle di porcellana ma non secca, non come era prima, non so come dirvi, io non riesco a capire come lo percepite voi, c'ho tutte le luci sparate, però io dal vivo bellissima, bellissima base. Andiamo con l'ultimo prodotto, ma non per importanza, perché voi lo sapete che io non faccio mai prima la base e poi gli occhi, lo sapete, però oggi, anzi penultimo prodotto, perché dopo c'ho anche il mascara, l'ultimo uscito in casa Sephora, quindi mi raccomando rimanete là, fa pure prima. Ho comprato lei, la cream di Huda Beauty, ho preso quella in grege perché mi stava a cascare. Ho visto in diversi video, che chiaramente di youtuber che l'hanno pubblicizzata, che gli è arrivata, sponsorizzata, chi non è uguale, vabbè avete capito, che praticamente le facevano vedere entrambe, sia quella più sul marrone, scusate se mi muovo in continuazione, sia quella più marrone caldo, diciamo così, che questa più grigia. Io avrei preso quell'altra per quanto riguarda il mio skin tone eccetera, ma vedendo le recensioni mi sembravano molto simili, quindi a sto punto ho preso lei che mi sembrava un po' più particolare. Andiamola ad aprire. Allora, all'interno ha 8,22 grammi di prodotto per un PAO di 24 mesi, mi piace questa cosa che dura 24 mesi, perlomeno visto il prezzo, anche perché è una bella botta. Allora, questo è il pack esterno, vi dico già da subito che il pack esterno e il pack primario mi fanno vomitare, non si possono guardare. Ci poteva investire due spicci in più la signora Huda, secondo me. Vabbè, qua in rilievo, sì, ok, però a voi vi piace esteticamente? A me sinceramente non mi sembra una palette di quelle costose, capito che vi voglio dire? Allora, andiamola ad aprire, all'interno ha un grande specchio, ve lo faccio vedere così se no vi cieco,
e queste sono le colorazioni. Andiamo a fare subitissimamente gli swatches. Non c'è un nome, non c'è un numero. Boh! Allora, vabbè, facciamo questa fila. Partiamo da questi qua. Non so da dove partire perché c'è sto cazzo di specchio. Allora, partiamo da questa fila qua. Questo, questo e questo. Allora, questo è un creamy. Questo è il set. E questo è uno shimmer, ok? Quindi partiamo con il creamy più scuro. Allora, il tatto è fantastico, lo dico già. Bello, mi piace, bello cremoso, rilascio subito, sul dito è rimasto poco e niente. Il secondo colore è una polvere, un set, praticamente color carne, dovrebbe andare a settare, ma da tutti i video che ho visto lo applicano prima, boh, non lo so. Terzo colore è questo colore qua, che sulla mano svuoccia in questo modo. Questo colore qui sinceramente non mi fa volare e non mi fa gridare al miracolo dei miracoli, ok? Seconda fila, la centrale, partiamo da questo. Questo qui è un creamy, oddio, quelli creamy hanno una sensorialità al tatto fantastica. Lo swatcho qui, si vede o non si vede? Centrale, glitter, wow, bellissimo. Io non so bravissima a fare gli swatches, se mi sa, eh? Mi sa. Terzo colore, questo qui, che corrisponde a questo. Ultima fila, non per importanza, andiamo a fare la prima in alto. Partiamo da quello più chiaro, che è un creamy. Sarà pure che ho le unghie e faccio una fatica allucinante a prenderli. Allora, me li metto di qua. Bello anche questo. Secondo colore che va mescolato. Oddio che strano. Vi giuro che non avrei mai detto che era così. Ma che cavolo strano. Wow. Altro colore, ultimo colore creamy, lo metto qua. Cioè bellissimo. Questo, scusate, questo. Bello, però mi si è già rovinata la palette. Ve li faccio rivedere tutti assieme, per quello che può valere i miei swatches da super persona professionale. Li andiamo a togliere un attimo e decidiamo che cosa fare sugli occhi. Tolgo le pieghette del correttore che avevo applicato sopra e non ho settato con la cipria intenzionalmente, perché volevo settare con questo colore che la signora Uda mi chiama set. Questo colore qua. Quindi lo prelevo, spolvericchia un pochino. Poca roba. Sbattiamo l'eccesso e specchiamoci con lo specchio di Uda. Vabbè, è proprio un color set, un color... Non esiste il color carne, però nel mio caso mi verrebbe da dire color carne. Color la... Il colore della mia carne, non il color carne in generale, va bene? Ok. Adesso io andrei con quest'altro colore di me... Scusate, cieco. Con quest'altro colore qua, sempre con lo stesso pennello, lo applico ben bene. Lo preleva e andiamo nella piega, vediamo che esce fuori. Ah, ma io mi sto specchiando con lo specchio con la plastichina, buongiorno. Ok, adesso che luce fu, vedo meglio. Ok, questo colore è praticamente quasi identico per quanto riguarda la mia palpebra, ovviamente. Quasi identico all'altro. Al momento non sono estremamente entusiasta, voglio fare un gradiente, vado a prendere questo colore qua. Questo grigetto di qua, sempre con lo stesso pennello a sto punto, perché... Ah, questo è un creamy. La differenza è minima, eh? La cosa strana è che è una crema che diventa polvere. Ha creato una cosa veramente molto particolare, non per tutti. Ecco perché... Cioè, adesso io capisco che cosa vogliono dire quelle persone che dicono che non è per tutti questa palette. Quelli che l'hanno provata giustamente hanno detto che non è per tutti e hanno ragione, perché non è una palette di quelle on the go che tu dici applico una roba al volo, cioè faccio un make up in 5 minuti. No, devi star là. Non è una roba super easy. Il colore però è bello, mi piace.
Calcolate che no, praticamente per raggiungere questo gradiente qua ne ho dovuti usare tre. Andiamo avanti. Provo a prendere un pennello più fitto e vado a prelevare questo colore qua. Anche lui è un creamy. Allora, appena lo applichi, sembra tipo di applicare dell'acqua, quindi senti fresco. Dopo 2 secondi percepisci polvere, cioè ti rendi conto che stai applicando un ombretto in polvere, ma appena lo applichi dici ok, perfetto, che cosa ho messo? Un ombretto in crema? È proprio strano. Zia Uda, ma che cazzarola ci hai combinato? Ma cos'è? È una cosa strana, è stregoneria, Uda! Vado a riprendere il primo pennello e sfumo i bordi riprendendo questo colore qua. Riprendo poi questo colore qua. Cioè, neanche un nome ci hai messo, capito? Cioè, con tutti i soldi che costano ste palettine, ma metticelo un nome, no? No, poi la scritta creamy giustamente si cancella subito. Riprendo il colore marrone di mezzo, perché poi c'è il marrone più scuro che adesso andiamo a mettere, eh? Perché io devo capire quali provo tutti, perché... Ad esempio, di qua mi si era già persa l'intensità del colore. Riprendo questo pennello, lo scarico sulla mano e sfumo. Allora, quello che ne esce fuori alla fine non mi dispiace, però mi chiedo se tutto questo sbatti ne vale la pena. Voi che cosa ne pensate? Allora, vado prima ad applicare lo shimmer, ci tento ad applicarlo con il dito pulito, vado a prendere lo shimmer centrale della palette, perché questo qua è strano. Boh, non capisco, non so se mi piace. Questo è oro puro, vediamo se sull'occhio rende. Provo col dito centrale, se no sto scomoda. Wow, questo è oro puro. Che poi non è oro, è strano. Allora, questo fa fallout, mannaggia, mannaggia. Questo mi sta facendo fallout sulla palpebra, con tutto che lo sto pressando con il dito. Quindi tenete in considerazione questa cosa. Ho preso un pennello di questo genere e ho un po' grattato la cialda centrale, il glitter centrale. E così riesco ad andare qua nell'angolo interno per bene. Però questa cosa che ho fatto mi ha creato un fallout assurdo. Vedete perché io faccio prima gli occhi e poi la base, sempre per questo motivo. Riprendo il pennello dove ci abbiamo applicato il marrone, quello medio scuro, e vado ad applicare lo scuro a sto punto, perché adesso qua mi manca uno scuro laterale, per forza. Vado a prelevare questo prodotto qua. Non male, non male, proprio bello. Riprendo il pennello di prima e vado a unire i due colori per evitare lo stacco netto. Con il dito vado a prelevare questa specie di colore mescolé, che devi stare a mescolare, e il colore è così, e lo vado ad applicare, spero che voi vediate, nella congiunzione tra l'inizio del glitter e lo scuro, così. Ho fatto una prova con questo pennello, sono andata a riapplicare l'ombretto più scuro qui sotto. Non mi convince. Che fatica. Ma si può faticare così tanto per mettere un po' d'ombretti? Ne ho quasi piene le palle, vi dirò. Riprendo l'ennesimo pennello pulito e vado a riprendere set, l'ombretto quello in polvere, e vado ad alleggerire sta cosa qua orrenda che avevo fatto prima. Vi faccio vedere questo papocchio che ho fatto disumano, orrendo. Allora, sì, non è brutto. Però mi chiedo se valga la pena stare 40 minuti ad applicare creme, cremine, ombretti e cremette dal valore di 35 euro per avere questo. Cioè, è bello, non è brutto, però io adesso così non esco, cioè io vado ad applicare un eyeliner e torno. Ecco. Già con matita nera all'interno dell'occhio, marrone, bianca, quello che vi pare a voi, sfumata all'esterno, eccetera, eccetera. Già con questa situazione così e l'eyeliner, già mi piace molto di più. Ve lo faccio vedere da vicino. Però
li vale 35 euro questa palette? Calcolate che ci sono stata 40 minuti, un'ora per fare questa cosa che sarei riuscita a fare con qualunque altra palette. Quindi vedete voi se ne vale la pena. A essere bella è bella, sicuramente la riutilizzerò, sicuramente non la metterò nei meandri del cassetto, perché è un concetto. Huda ha voluto sperimentare con un concetto molto 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 particolare, sicuramente non per tutti. Quindi diciamo che per il momento il mio voto rimane in stand by. Andiamo a provare l'ultimo prodotto assieme, lo stavo scartando, ed è il mascara. L'ultimo mascara uscito in casa Sephora, ed è il Love the Lift mascara. Bellissimo pack verde metallizzato, fantastico, lo adoro. Mi piace tantissimo il pack, ma anche lo scovolino, perché all'interno del negozio chiaramente l'ho visto, ed è in elastomero, si flette ed è fatto in questo modo qua. Lo andiamo subito a provare, ma prima gli do una botta alle ciglia con il piegaciglia, in modo tale che così cerchiamo di vedere la performance al meglio. Certo che con tutti questi ombretti, gli ombretti scuri e l'eyeliner, sicuramente non riuscirete bene a vedere, né voi né io, la performance del mascara. Sicuramente andrebbe applicato senza niente per vedere l'effetto al meglio, ma oggi ce lo facciamo andare bene così, visto che è una first impressions, comunque li stiamo testando. Allora, una passata con e senza. Beh, l'effetto comunque, dai, si vede, non è che non si vede. Non è super allungante. Seconda passata. Se insisto troppo si fanno i ragnetti, che è una cosa che io odio dei mascara. Per le ciglia inferiori, top. Se il mascara vi fa i ragnetti, vi consiglio di prendere uno scovolino pulito e ripassarci. Non vi dico che vi toglie l'effettaccio, però un minimo. E voilà, eccomi tornata, ho concluso il resto del make-up, ho messo una combo labbra nude che pensavo ci stesse meglio con il trucco occhi. Andiamo alle considerazioni personali, finali, di questi prodotti che ho acquistato da Sephora. Allora, andando in ordine, fondotinta e correttore, devo dire che mi piacciono molto, cioè mi piace l'effetto, raga. Bello, non è male, eh? Il colore comunque è azzeccato, alla fine si è leggermente uniformato, ossidato, non so come dirvi, però mi piace anche l'effetto, ad esempio sul naso è la prima cosa che io guardo, perché sul naso ti si crepa, se non va bene ti si crepa, e devo dire che no, invece no, mi piace tantissimo, mi piace come mi sta. Quindi correttore e fondotinta per il momento approvati, chiaramente dovrò continuare ad utilizzarli. Passiamo alla cipria, lì per lì non mi piaceva perché mi faceva un po' un effetto cakey, però potrebbero essere due motivazioni: A, non mi va bene la cipria per me perché ho la pelle secca; B, ne ho applicata troppa. Quindi abbinata poi in combo con il fixing spray, che mi ha uniformato tutta la base e mi ha tolto questo effetto cakey, devo dire che mi piacciono moltissimo, e comunque ho una pelle molto setosa, adoro, mi piace tantissimo. Ultimo prodotto, il prodotto della discordia, la palette di Huda, acquisto anche più costoso di tutto l'ordine che ho fatto nel negozio. Questa palette qua, ma li vale 35 euro? Non lo so, raga. Allora, è un concetto, è un'esperienza sensoriale. Applicate il prodotto creamy, vi sembra di aver messo qualcosa di bagnato sugli occhi. Nel momento in cui lo andate a lavorare, lo andate a sfumare, questo prodotto vi dà la sensazione di essere poi una polvere, perché effettivamente si è trasformato in polvere. Quindi è un cream to powder. È un concetto strano, un po' particolare, non è sicuramente per tutti. Concordo con chi ha provato questa palette su YouTube e non anche sugli altri social, dicendo che effettivamente non è una palette per tutti. Sicuramente non è venuto un look, mamma mia, mai visto nella vita, non sono gli ombretti mai visti nella vita, però sono proprio le texture che sono strane. Quindi sicuramente come concetto vale la pena provarla. Esteticamente, pack esterno, primario e secondario, ve l'ho già detto all'inizio del video, non mi piace.
Cioè, secondo me si poteva applicare un po' di più, visto che ti fa pagare sti 8 grammi di prodotto, praticamente ti fa pagare 35 euro. Quindi, insomma, vabbè che si aiuta, va bene tutto, però fino a un certo punto, ok? Allora, diciamo che a grandi linee i miei acquisti nella Santa Sede Sephora, diciamo che non sono stati poi così malaccio, via. Spero che questo video vi abbia intrattenuti, che vi sia piaciuto. Fatemi sapere giù sotto nei commenti cosa ne pensate dei prodotti che abbiamo applicato. E lasciatemi un like per supportarmi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E mi raccomando, seguitemi anche su TikTok e su Instagram. Mi trovate sempre come Madame Cresi. Vi lascio i link utili giù sotto nell'info box. Basta cliccare. Quindi, bisous mon cœur. Al prossimo video. Ciao!